L'antico rito delle ceneri in questo periodo è, per così dire, riemerso dalla penombra della stretta cerchia dei fedelissimi per estendersi a un'assemblea molto più ampia. Complice naturalmente l'invito del Santo Padre ad una giornata di preghiera e di digiuno per la pace in Ucraina, nella giornata di ieri il Duomo era infatti particolarmente pieno, molti fedeli che non si vedono spesso alle celebrazioni. Preghiera e digiuno, questi punti cardine per entrare nel tempo quaresimale per la comunità cristiana, due punti che all'apparenza potrebbero sembrare anacronistici, ma che in realtà permettono all'uomo di disporre il proprio animo nel migliore dei modi verso il tempo pasquale, e quest'anno in maniera particolare di unire la propria preghiera con quella anelante di pace del Pontefice, come un cuore solo, un'anima sola, che è la Chiesa. Ed anche il vescovo, Monsignor Farinella, ha gridato con il cuore in mano il suo desiderio di pace. Tacciano le armi e possano invece parlare i cuori, possa parlare la logica del confronto, del dialogo, della fraternità, dell'amicizia. Vescovo Roberto, che ha poi voluto riportare la toccante testimonianza di padre Costantin, francescano ucraino della nostra chiesa di San Sebastiano a Biella, a cui non è stato permesso di tornare in Italia dopo i funerali del padre in patria. In un suo messaggio, mandato in questi giorni, lui dice: sono arrivato fino al confine con la Polonia, volevo rientrare in Italia, ma i militari non me lo hanno permesso. Adesso la legge marziale, non permette a nessuno degli uomini dai 18 ai 60 anni di abbandonare il paese. Fino alla fine del tempo della guerra dovrò rimanere qui. Il nostro superiore religioso mi ha ordinato di rimanere nel convento francescano per occuparci con gli altri frati dei rifugiati, perché sono migliaia le persone che cercano rifugio, che stanno abbandonando il paese. Portare loro cibo, portare loro quello che hanno bisogno, portare loro delle bevande calde. Chiedo scusa se non potrò ancora mandare altri messaggi. Siamo molto occupati e non sappiamo fino a quando sarà possibile la comunicazione. Abbraccio tutti, pregate per noi.